Ciao a tutti, questa sera andremo a realizzare la salsiccia in un modo un po' diverso rispetto al solito. Lo andremo a fare al forno e in maniera però anche peraltro abbastanza veloce. Ma insomma, te lo vuoi? Io questo casco te lo faccio mangiare. Boh! Stendere la mia salsiccia sopra un vassoio, me la vado a tagliare e cercando di farla a tutta la stessa lunghezza. Mi preparo pure un poco di spiedini che mi serviranno per preparare le mie girelle. Ora iniziamo a fare le nostre girelle di salsiccia in questo modo. Prendo uno degli spiedini e vado a fermare la mia girella. Metto anche uno in orizzontale . Ora il superfluo degli spiedini lo vado a tagliare o con delle forbici da cucina o volendo potete anche utilizzare un coltello da cucina. Preparo un altro. Mi sono preparato un piatto con dell'olio di oliva. In un altro piatto vado a mettere del pan grattato. Vado ad immergere la mia salsiccia nell'olio di oliva. E poi nel pan grattato, facendo attenzione di ricoprire nel modo migliore la nostra salsiccia. Me la metto ora da parte in un vassoio e vado a preparare le altre. Mi vado a sbucciare le patate, me le vado a tagliare a cubetti, più o meno di queste dimensioni, non troppo grandi, le ricopro con dell'acqua e le vado a mettere 10 minuti a microonde. Volendo questa operazione la potete fare anche all'interno di un pentolino, giusto per dare un margine di cottura alle nostre patate. Tra l'altro farà rimuovere l'amido. Nel frattempo mi vado ad affettare un paio di cipolle a julienne, abbastanza sottili. Fettina di questo spessore. Vado a mettere la cipolla all'interno di una teglia, ricopro con le mie patate che ho sbollentato, recupero l'olio che avevo utilizzato per panare la salsiccia, metto anche un altro goccino d'olio, do una piccola mescolata. Aggiungo un poco di rosmarino in polvere e un poco di sale. Aggiungo
aggiungo anche un paio di foglie di alloro. E vado ad adagiare la mia salsiccia. La salsiccia è cotta, me la vado a impiattare, metto nel fondo del piatto le patate con la cipolla, e gli vado ad aggiungere la salsiccia pronta, un goccio di Alessandro e alla prossima ricetta. E allora dobbiamo preparare un pezzo di video per fare dire agli spettatori e per fare mettere il mi piace agli spettatori e per fare l'iscrizione. Perciò ora mi aiutate senza fare casini tutti e due, è giusto? Sto parlando anche con te. E ripetete tutto quello che vi ho spiegato, sia tu che tu. Iscrivetevi nel canale e ma poi in quale canale si devono iscrivere? A Italia 1, canale 5. Sei un cretino. Video mi è piaciuto, mettete il pollice in su e fate Ma dico io, perché due cretini giusto a me? Ma no, uno, due! Perché tutti e due a me?